Il calcio non è mai un fattore scontato, anzi lo è ancora meno quando le due squadre si giocano tutto, senza risparmiare una stilla di energia. Il direttore di gara ha quasi il fischietto in bocca per sancire la fine di 120 minuti di gioco, ricchi di emozioni e colpi di scena. Il pallone viene lanciato in profondità per Chiacchiarelli, che lo lavora e disegna un traversone a centro area, dove Torbidone lo spinge alle spalle di Diedeo. E il gol del 3-3, la rete che consente alla Torrese di vincere playoff, grazie al miglior piazzamento della stagione regolare. E la stoccata che condanna invece il San Buceto dalle sette vite, che oramai pregustava l'accesso agli spareggi nazionali. Quella di Silvio è una sorta di spot per il calcio regionale, con giocate d'altra scuola ed emozioni a getto continuo e dove le speculazioni su indebri fondi non hanno nessuna ospitalità. Il calcio è fatto di dettagli, anche e soprattutto negli episodi, che poi disegnano una partita che dispensa colpi di scena fino alla fine. Sul neutro di Silvio il San Buceto ha un miglior approccio sul piano dell'atteggiamento e del ritmo, trovando sulla corsia sinistra buone combinazioni. Al sesto Camperchio li rifinisce per D'Antonio, che arriva con un pizzico di ritardo per la correzione vincente. La Torrese ha un sussulto e al dodicesimo potrebbe passare. Maio con mestiere si guadagna un rigore. Netto il fallo di Camporesi. Dal dischetto però l'attaccante giallorosso si fa ipnotizzare da Dedeo, che dice di no anche al tap-in ravvicinato di Stacchiotti. L'episodio ha l'effetto però di accrescere le convinzioni della squadra di Cristofari, che dirige i suoi dalla tribuna, mentre raffredda l'avvio autoritario dei Viola. Nella prima frazione la gara resta sullo 0-0 solo per questioni di dettagli. Al sedicesimo traversone di Tini, Nardone di testa colpisce il palo. Altri tre giri di orologio e lo spunto di Puglia con tiro ravvicinato si ferma sull'esterno della rete. Al 39esimo Lalli per il San Buceto sugli sviluppi di un'azione d'angolo spedisce alle stelle un pallone da due passi. Mentre prima della pausa Maio rifinisce per Puglia, che batte a colpo sicuro. Dedeo è ancora decisivo. Al rientro in campo tutto viene azzerato e il San Buceto esce ancora meglio dai blocchi di partenza e al settimo trova il gol del vantaggio. Deliziosa la verticalizzazione di D'Angelo e altrettanto efficace il destro a giro di Criscolo. Negli spazi il team di Del Zotti potrebbe chiudere i conti. Al 18esimo Bruno dice di no al solito sgusciante Criscolo. Cristofari prova a mutare uomini e assetto tattico, ma bisogna attendere la mezz'ora perché possano prodursi effetti. Petronio esce bene dal raddoppio avversario e poi verticalizza per Maio, che questa volta è lucido e mette dentro con un tocco morbido. La Torrese, con assetto decisamente offensivo, firma addirittura il sorpasso al 34esimo. Puglia è immarcabile sulla corsia di destra, sul traversone basso Maio mette dentro. Partita finita? Tutt'altro. Minuto 43, Selvallegra, da poco in campo, dopo uno scambio nello stretto, lascia partire un destro di rara precisione, che muore sotto la traversa. Tutto da rifare per la Torrese, che in pieno recupero, 48esimo, rischia con il destro a giro di Camperchioli. Nei supplementari anche le energie iniziano a venire meno. Nei primi 15 minuti succede nulla o quasi. Poi nel secondo overtime Gelsi dal limite firma il sorpasso con una conclusione radente che tocca prima il palo e poi finisce dentro. Il romanzo della partita però non è ancora terminato. Torbidone al settimo conclude da distanza ravvicinata, palla sull'esterno della rete. Poi all'ultimissimo secondo arriva il gol del 3-3, la rete della qualificazione, con Torbidone che veste i panni dello stoccatore. La partita finisce lì, non c'è più tempo. Per la Torrese la gioia è incontenibile e ora si apre la porta degli spareggi nazionali al via domenica prossima. Per il San Buceto la doccia invece è altrettanto gelata, situazione che però non scalfisce di una virgola la prova offerta nella circostanza.